noi siamo stati tra i primi, Italia Viva e il Partito Democratico, alcune organizzazioni della società civile, a dire referendum sull'autonomia, perché questa legge complica la vita delle aziende al nord con più burocrazia e riduce gli spazi di uguaglianza dei cittadini al sud, soprattutto sulla sanità. Ma questa legge può essere cancellata perché il referendum che si terrà nell'aprile maggio 2025 è la prima occasione per dare un segnale chiaro di sfiducia al governo Meloni da parte dei cittadini. Tennisticamente siamo ormai tutti tennisti, tra Sinner, Musetti, Errani, Paolini. Tennisticamente è il primo break point che viene messo in campo in una nella partita tra la Meloni e l'opposizione. Quindi noi firmiamo anche l'8 di agosto, non è che ci sia tutto quel frescolino che ci aspettavamo, ma firmare per il referendum serve, anche se già sono state fatte le 500.000 firme, soprattutto digitali, perché crea il tessuto su cui si farà la grande battaglia per arrivare al quorum. Io sono convinto che questo quorum sia possibile.